Torre di Palme è una suggestiva frazione del comune di Fermo. È un fantastico balcone panoramico sulla cima di un colle. Il vicino bosco del Cugnolo è un'area floristica protetta, esempio di macchia mediterranea. Lo si può visitare con un sentiero ad anello di circa 2 km che lo attraversa integralmente. Vi si trova anche la Grotta degli Amanti, teatro della vicenda di due giovani, Antonio e Laurina, che nel 1911 scelsero la morte nel vicino fosso di San Filippo. Torre di Palme si distingue per la conservazione del suo ambiente, per l'uniformità stilistica degli edifici medievali e rinascimentali, che ne fanno, nonostante le piccole dimensioni, uno dei centri storici più interessanti della regione. Il borgo è attraversato da Via Piave, che, se, oltre ad ospitare gli edifici più significativi dell'antico abitato, consente di ammirare scorci panoramici in cui le strette vie, caratterizzate dalle facciate delle case fiorite di gerani, consentono ampie vedute del mare e delle colline circostanti. Il Tempio di Sant'Agostino risale al XIV-XV secolo. Contiene al suo interno un polittico di Vittore Crivelli, pittore rinascimentale. Torre di Palme è una delle 10 contrade della città di Fermo. Fa parte delle 4 contrade foranee. La contrada rappresenta la gente di mare e infatti nelle rievocazioni storiche sfilano portando una barca. È la contrada logisticamente più lontana, ma anche la più antica di Fermo.